Amici lodatori del sole, io sono felice, questa come sempre è la rubrica Happy Gamer. Oggi siamo qui per il secondo episodio sul MOBA di Blizzard, Heroes of the Storm. Cosa faremo in questo episodio? Allora, dato che ancora per oggi c'è la rotazione di campioni e non ho ancora provato tutti i campioni, diciamo, che c'erano disponibili, sarei tentato di fare una cooperativa con varia gente che incontro. Per provare qualcosa, tipo avevo in mente di provare un po' meglio Tyrande, o come si possa pronunciare, non lo so, penso Tyrande, che dovrebbe essere un ranged support esattamente. Ho guardicchiato un po' anche le abilità, vedevo che aveva la Q curava, poi c'era questa sentinella che segnava i nemici, Lunar Flare che era una specie di stun. E poi c'erano le due ulti e mi sembrava abbastanza carina questa Starfall che mi ricorda la Q di Soraka. E in effetti anche un po' ci assomiglia alla Q di Soraka, nel senso che quanto ho capito fa dei danni ad area. E boh, insomma, ero interessato a riprovarla un po', quindi magari ecco insieme vorrei vedere un po' questo eroe come si comporta, ecco, perché ancora non mi sento proprio tantissimo sicuro a fare PvP con eroi che non so usare solo Tassadar, quindi... Oh, ma non è tra i free in questo momento e non ho ancora abbastanza pecunia per acquistarlo. Anche se dovrebbe costare 4.000 qualcosa, quindi magari ci arriveremo anche. La vera domanda ora è: troverà un game? Ho notato che comunque, essendo ancora in alpha, un alpha in development, ci impiega ancora un po' con i matchmaking, ma questo penso sia normale, insomma. Però insomma, mi è capitato delle volte che dal matchmaking proprio non si riuscisse ad uscire, quindi aspettiamo un attimo e vediamo che cosa... Paradossalmente ho notato che nei PvP c'è ancora meno gente disponibile nei matchmaking che nelle cooperative, almeno questo ho notato io, poi potrebbe essere anche totalmente diverso per voi, però insomma questa è la mia impressione. Fatto sta comunque che ancora non vedo gente intenzionata a giocare con me. Quindi mi sa che dovrò cominciare a raccattare su qualcuno tra di voi. Se qualcuno di voi gioca a Heroes of the Storm, ve lo faccio sapere, così a sto punto facciamo prima. Potere del matchmaking. Potere del matchmaking dice no. Aspettiamo ancora un paio di minuti in caso contrario. So, probabilmente inventerò qualcosa, tipo aspetterò all'infinito il matchmaking e poi farò partire il video. Oh, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Proprio un momento prima che mi arrendessi ce l'abbiamo fatta. Allora, come vi ho detto, Tyrande dovrebbe essere un support. Ah, ecco, le Haunted Mines, che erano quelle che avevo fatto anche l'altra volta. Ok, quindi magari stavolta cerchiamo di partecipare un po' di più all'avventura mineraria dei nostri compagni, ecco, dato che la volta scorsa era la prima volta che affrontavo questa mappa e mi aveva lasciato un po' spiazzato. Avevo fatto quella del galeone pirata e ne avevo fatta anche un'altra, però non ricordo adesso precisamente quale fosse, o forse mi sbaglio. Poi quella del galeone pirata me la ricordo, l'ho fatta un paio di volte. Vedete, questa qua l'ho fatta, questa sarebbe la seconda volta. Bene, vediamo un po' se riesco a combinare. Prima cosa essenzialissima da fare quando starto è sloccare la telecamera, che si attiva loccata di default, a quanto ho capito, lo cambieranno sicuramente. E anche se la slocco, nella prossima partita torna loccata un'altra volta, e questo è niente. Telecamera loccata anche su LoL è proprio una pena. Ok, l'ho già sloccata. Prendiamo come primo... Questa, senti, nel multiple target, sì, questa qua. E ci avviciniamo verso la... Ah no, questa è quella con solo due lane, me la ricordo. Non ha tre lane, ma in compenso ha tutto l'ambaradan poi sotto, insomma, le miniere. Va bene, ci posizioniamo qua e... Prenderemo nelle miniere, insomma. Come vedete, vi ho detto, se avete sposto un attimo il microfono, nella Q abbiamo una cura che sarà molto utile.
E nelle altre lo stun nella sulla E abbastanza. Ho del lag abbastanza. Vabbè, pazienza. Tanto sono, siamo contro bot, non dovremmo avere difficoltà assurde, anche se è un bel lag, bello tosto, insomma. Ok, iniziamo un po' a dare una mano. Che abbiamo con noi? Ah, perfetto, abbiamo la tipa che è un po' stile Carrie, a quanto ho capito, da distanze, quindi... Insomma, potremmo vedere le doti da support proprio in azione. Per prepararle qualche last hit, se riesco qua. Ok, è vero, lei ha una sorta di invisibilità. Mamma mia, che latenza che ho, assurda. Ho un ritardo mostruoso nei comandi. Questa non è una cosa buona, però... Beh, riuscire comunque a curarti, tipa. Vediamoci dentro dalla distanza. Vediamo se riesco a stunnare questo con l'infinito ritardo. No, curiamoci. Ah, questa è l'highlight della tipa. Praticamente piazza una sorta di ologramma. Ritardo, non riesco a muovermi. Ok. Un attimo che controllo magari... eventuali casi che magari sia il cellulare a dare problemi che ciuccia connessione. No, assolutamente, quindi è proprio la sono proprio i server a dare problemi, insomma. Ok, giocavo a LOL fino a un secondo fa e per quanto i server di LOL siano le peggio cose esistenti per il ping, andava abbastanza bene e non vorrei lasciarci le penne per colpa di sto lag, esattamente come sta accadendo adesso. Vabbè, noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo, insomma. Dopotutto è ancora un alfa, quindi anche i server avranno i loro problemi. Però anche che ho un personaggio tutto con skillshot, a parte la cura. Perché la W è uno skillshot, la E anche, la ulti pure. Allora, vediamo un attimo. Allora, questo possiamo dare invisibilità temporanea per forse un secondo all'obiettivo della nostra cura, insomma. Ah, forse ha del lag anche la mia compare qua, perché non la vedo anche lei molto attiva. Io purtroppo faccio molta fatica. Non so se c'è un comando per vedere il ping. Boh, non lo so, qua non si vede. Boh, non saprei. Fatto sta che non sta andando benissimo la nostra lane, ma... Oh, si sono aperte le miniere, direi che... No, cosa fanno? Ci vogliono andare? Sì, ci vogliono andare. Però qua questi ce li abbiamo. La Kerrigan vuole uccidere Uther. Ma... Mi sa che il lag non è d'accordo. Entriamo nelle miniere? Entriamo nelle miniere. Yes, of course. Magari senza lasciarci le penne. Amico, mi sa che... Ah, ok, c'è anche l'altro, perfetto. Scappa, amico! Scappa! Te l'ho detto io di scappare. Questa è stata furba e scappata. L'altra l'ho curata, doveva darsi la gamba, invece è rimasta lì. Un altro talento. Attack device speed ora. Abbiamo quella del cooldown. Questa. Un po' difficili da prendere comunque. Ho un ritardo spaventoso. Tipa farma. Sta ferma. No, torna indietro. La difficoltà di farlo muovere proprio. No, stai fermo. Schivo. Io ci vengo nelle miniere. Ma te l'ho detto, col lag. Col lag così davvero è una tragedia.
Anudora. Sta arrivando. Sta arrivando, intanto però non c'è nessuno qua. Magari se non attacco il tank la vedo male. Ma la vedo molto male. No, devi... Vuole proprio me questo. Assurdo, incomandabile. Vai amico. Non ci arrivo col mio stun. Cosa vuoi fare? Dobbiamo andare da soli ad attaccare il golem. Non mi sembra una... un ritardo di 900 anni. Insomma, qualcuno non ha un... Kerrigan, tu poi hai il coso per attirare i nemici a te. Dai, su via. Andiamo se lo... Ok, ce l'abbiamo fatta. Talento. Ok, la ulti prendo Starfall. Che è che mi sta picchiando qua? Questo schifo. Lasciami stare. Può uscire da qua? No, devo fare back. Intanto vedo c'è un tizio che si lamenta. Io più di così cosa devo fare? Sto laggando come una bestia proprio. Devo di fare il possibile. Effettivamente deduco, ma così a naso, all top. Perché? Ah, perché c'è il coso che avanza, ok. Ma man mano cerco anche di imparare cosa succede. Arrivo. Cerco di fermarmi il più possibile con la ulti. Che ho potenziato i danni. Oh mio Dio. Non dovremmo focalizzarci sul fermare questo, no? Sono morti tutti. Ma fermate il golem! Che il tipo lì non fa nulla praticamente. Ci guarda, questo qua sta buttando giù ogni cosa. Ogni cosa immaginabile possibile. Ah, finalmente. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dai, su via, vi state facendo mazziare dai bot. Andiamo bot. No, non volevo attaccare questo, grazie. Sofferenza, guardate anche come scatta la telecamera. Perfetto. Dovremmo riuscire forse a buttare giù. Cosa fa questa? Tipa. Ok, credo che la mia W abbia effetto solo sugli eroi. Sì, Heroes, ok. Quindi ha solo effetto sugli eroi, bene, abbiamo scoperto. Dai, proviamo a buttare giù sto cancello. Talento. Questo. No. Al pelo. Oddio, quanti sono? No, mana. Non ho mana per castare la ulti. Disgrazia, disdetta. No, dammi mana. Dammi mana.
the undead. The mines shall open shortly. With haste. In due ritardo. Ancora sono un po' troppo. E il danno proprio, eh. The fort has fallen. Ma ci state dentro proprio. Andiamo. Ok, quanto capito è vitale. Proprio il comando di quel coso che c'è qua nelle miniere è essenziale. Lag è essenziale. Perché a quanto ho capito, cioè, guardate prima i danni assurdi che hanno fatto a noi. Quindi mi muovo lento come un... una patata che rotola dentro un deck. Funziona lo scudo. Dai dai dai. Dobbiamo raccogliere ste cose, giusto? Ok. Eccoli. Mamma mia, lag ovunque. Yes, of course. In due ritardo. Mi sa che non la becchi. Sì, forse la becchi. Bam, con la ulti. Caitlyn. Caitlyn. Andiamo a far fuori questi. Proviamo. Non so se notate proprio la fatica con la quale mi sto muovendo, però... Oh, cioè, non mi va di buttare via il video così, quindi ci proviamo lo stesso, anche se... è un po' un disastro sta partita. Ah vabbè, ogni partita è buona per imparare qualcosa. 49 Skull contro 40 Talent. Quale? Una Flare, ok. Oddio. Sono stato disintegrato. E così facciamo 6-1. Non male, dai, comunque. Killing spree. 50-50. Quindi come funziona? Your columns are of similar strength. Prepare. Ah, quindi tipo parte il nostro e parte il loro. Hai 10 secondi e torni in vita. Forse. Diablo. Provo a fermare sto qua. Levati. Tanto quelli là però ci stanno entrando in base, non per dire. Yes, of course. Se riesco a stunnarglieli. Vai! Perfetto! Qua? Bam! Perfetto! E nonostante il lag è qualcosa di decente, riesco... Oh mio Dio, la ulti di Jinx. Il danno proprio. C'è tutta sta gente qua. Piazzare una mia ulti ora non mi sembra un grande affare. Ah, buttiamo giù sta torretta se ci riusciamo. Ok. Stavo addirittura usando la ulti, poi ho visto che Diablo l'ha. Mi
così fermo anche un po' i minion. Ok, vediamo se riusciamo a metterli sotto assedio la zona. Dai, dai, dai. Che casino. No, 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 sono puntato dalla torre, no. Non a mano. Ah sì, prendiamoci i giganti qua che... Mi dico sempre al Sir Bru piuttosto che niente, le mel piuttosto. Ok. Namo, namo. No, ma me l'ha spostato. Stare attento che io sono super mega striper squishissimo. Curiamo diavolo qua. E ciao magica casetta di Barbie. E a dagli che continui a spostarmelo. Però allora dai. Talento. Non è neanche più dove sono. Ok. Stunnato. E vabbè, a sto punto facciamoci una penta. Dov'è la penta? Mayhem. L'idea che ce l'abbiamo fatta. Oh. Ci mancava. Scusate. Riuscissimo a perdere anche contro i bot sarebbe stata proprio. Shame on you, bro. Ed è che riusciamo ad arrivare a livello 7. Almeno quello, così pigliamo un po' di gold e ci avviciniamo a Tassadar. Dai, sì, dovremmo arrivarci. Sì, perfetto. Quanto? 500? E siamo, dai, a 3000. Tassadar costava tipo 4200-4500, una cosa così. Reward, Hero Rotation Slot. Allora, vediamo un po'. Gratulazione, hai sbloccato un Hero Rotation Slot. La prossima volta che giochi avrai accesso a un eroe addizionale. Ah. Non ho capito cosa consiste. Cioè, quindi avrò un eroe in più nella rotazione? O è tipo un eroe che posso scegliere io di lasciare lì in rotazione? Cosa abbiamo fatto alla fine? 16-1. Direi che è GG. Molto GG. Allora, vediamo un po' sto hero. Cioè, voglio giusto capire un attimo. Lo fa tipo vedere da qua, no? Voglio solo vedere un secondo cos'è. Cioè, proprio da qua, dalla schermata. Ah, questo. Prima non c'era. Quindi mi ha dato praticamente un eroe aggiuntivo qua, insomma, tra gli slot. Anziché averne 5. No, 6, ne ho 7. Vabbè, insomma, non si dice mai di no. Va bene, niente, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ora credo di aver definitivamente afferrato il concetto lì della mappa della miniera, che è un pelino più sottile di quella là del barba pirati e tutto quello del eccetera. Devi semplicemente dar soldi alla nave e comincia a sparare a manetta. E niente, come sempre, se volete giocare con me lasciatemi il vostro nome o aggiungetemi. Mi raccomando, se dovete lasciarmi il nome lasciatemi il nome quello completo. Cioè tipo, adesso il mio. Cioè non lasciatemi solo il nick perché non vi trovo. Dovete lasciarmi qua non si vede. Cioè tipo quello fade due punti, non so, 26, 46. Insomma il codice della Blizzard, quelle cose lì. Vi direi aggiungetemi voi, ma non... Qua sotto mano non ho il mio codice, dovrei andare nel client, quello nell'altra finestra, ma stopperebbe il video. Niente, grazie per avermi seguito, iscrivetevi al canale, sono felice, rubrica Happy Gamer, e ricordatevi, lodate il sole! Ciao!